Andrea, quali sono i settori su cui l'EAS sta spingendo ora? Allora, l'EAS prevalentemente lavora nel campo della lavorazione della lamiera, quindi clienti che solitamente scaricano da un taglio laser, arrivano ad immagazzinare le lamiere e poi queste lamiere devono essere lavorate. Quindi l'EAS sta implementando delle soluzioni che permettano in modo automatico di asservire direttamente delle celle che si occupano del singolo processo come la saldatura, singolo processo come la piegatura. Quindi ad oggi presentiamo delle celle appunto versatili, che possono essere delle soluzioni più o meno standard, ma che possono essere anche ampiamente customizzate sulle esigenze del cliente. Nella saldatura possiamo fornire soluzioni standard definite in gergo robotica dei function package, che prevedono la fornitura di un robot, di un posizionatore dotato del suo allestimento di saldature, che consentono ad un operatore di caricare e scaricare le maschere e al robot in tempo mascherato di eseguire delle saldature. Il vantaggio delle nostre soluzioni sono dal punto di vista della programmazione offline, perché sfruttiamo la possibilità di avere robot assoluti, ovvero robot nei quali l'errore viene reso al minimo, e attraverso una programmazione offline si ha la virtualizzazione della cella avendo un azzeramento dell'errore tra l'ambiente ideale e l'ambiente virtuale. Questo consente al cliente di non dover fermare mai il robot potenzialmente, di studiare la programmazione dei suoi particolari direttamente dall'offline, quindi poter valutarne bene gli ingombri, poterne valutare i tempi ciclo, poter valutare i metri di saldatura che effettivamente sono necessari e soprattutto verificare se gli ingombri rispetto al 3D del pezzo, al 3D della maschera e assieme appunto al 3D della cella creano un sistema coerente con quello che poi ci si aspetta nella realtà. Questo ottimizza in modo importante i tempi di industrializzazione del prodotto. Lo stesso concetto può essere visto anche nel mondo della piegatura, dove ad oggi abbiamo a disposizione delle soluzioni più o meno standard e che possono essere a loro volta customizzate in funzione delle esigenze del cliente. Quindi anche in questo caso abbiamo la possibilità di avere una programmazione offline che consenta di vedere già le sequenze di piega per permettere poi al robot di avere a sua disposizione un programma già fatto e all'operatore di non dover perdere tempo a dover studiare il miglior programma e le migliori sequenze di piega. Questo viene fatto tutto in automatico, in offline, in maniera tale da ottimizzare al massimo i tempi di industrializzazione dei prodotti.